Buongiorno a tutti e benvenuti al, a questo webinar. Eh, facciamo, andiamo alla prima pagina. Eh, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di, dei prodotti che in inglese si chiamano All in One, traducibile in italiano con eh, tutto in uno. Spero mi sentiate tutti bene. Stiamo lavorando naturalmente in situazione un po'... Anomala perché sono, sono da solo, eh, la persona che mi aiuta tecnicamente, che si chiama Mattia, è collegato da casa per eh, ragioni che conosciamo fin troppo bene. E, ehm, se ci sono problemi, se non mi sentite, scrivete pure eh, e cerchiamo di capire che cosa non funziona, ma mi auguro che tutto funzioni bene. Dicevo, parliamo oggi di prodotti tutti in un, tutto in uno, cioè che fanno tanti lavori insieme e in particolare poi ci concentreremo sull'ultima creazione, su una delle ultime creazioni in realtà di Rupes, che è Uno Protect, quindi un prodotto che fa proprio eh, parte di questa, di questa categoria. Allora, una piccola introduzione, il webinar è uno strumento un po', un po' nuovo, relativamente nuovo, abbiamo deciso di usarlo dato che in questo momento dobbiamo stare tutti a casa, abbiamo cercato di entrare in casa vostra per, per una via diversa, insomma, usando i vostri telefonini, i vostri computer, quindi innanzitutto vi ringrazio di essere con noi oggi e mi auguro che le informazioni che darò saranno di vostro interesse e di vostro gradimento. Due parole su come si controllano eh, gli strumenti, su quali strumenti avete a disposizione. Dovreste vedere da qualche parte nello schermo una piccola finestrella con la mia faccia, con la telecamera che mi riprende. Eh, nel centro della pagina c'è invece la presentazione con tutti i contenuti di cui andremo a parlare oggi. Eh, nella parte in alto a destra vedete come le diverse modalità di visualizzazione. Eh, in basso c'è invece una finestrella eh, con Q ⁇ A, Q and a mh, per fare le domande. Io eh, alla fine, mh, o meglio, ad alcune domande risponderà Mattia direttamente, le domande magari più personali, più... più più specifiche invece quelle di interesse più generale alla fine del, della presentazione io risponderò quindi se avete delle domande semplicemente le potete scrivere lì e qualcuno vi risponderà c'è la possibilità di fare una chat, credo con noi, quindi con, con Mattia di fatto che sta seguendo tutte queste, queste cose, e la possibilità di alzare la mano che oggi invece non verrà eh, considerata perché non, non risponderò invece a domande orali. Quindi eh, se avete domande mh, rispondete, eh, fatele per cortesia, per iscritto. Eh, in basso a destra live meeting significa... Che non vi state divertendo e preferite fare qualcos'altro, spero di no. Eh, potete seguirci anche dal cellulare, anche qui molto semplice e molto intuitivo. Avete i controlli audio, vedete i, conti, i contenuti, vedete la foto del relatore o la, la, la ripresa video del relatore, cioè la mia, e la, la possibilità di fare le domande e di alzare la mano. No? anche in questo caso quindi è uguale alla parte eh, del, del computer se toccate lo schermo questi, questo menu scompare e, ehm, e rimane solo proprio l'immagine della presentazione e la mia invece eh, se toccate la finestra mh, cambiate le dimensioni del relatore della, della, de, de, cambiate un po' il rapporto fra presentazione e relatore provate pure quella che vi aggrada di più. Ecco, un'agenda, ag cioè di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo un po' in generale della categoria dei prodotti all in one. Eh, andiamo a capire meglio che cosa vuol dire questa parola protezione di cui oggi tanto si parla relativamente anche al discorso della lucidatura. Poi vediamo quando usare uno Protect, che cosa può fare e che cosa non può fare l'uno Protect e più in generale molto di quello che dirò poi si applica anche ad altri prodotti che sono nella stessa categoria, invece altre cose saranno relative specificamente al prodotto eh, di, cui, di cui Rupes eh, parla e che Rupes produce come usare al meglio il prodotto, quindi molto tecnicamente andremo proprio a vedere quali sono gli step da utilizzare per ottenere il meglio da questo tipo di prodotto e faremo qualche esempio, qualche caso che abbiamo studiato e che abbiamo fatto noi eh, internamente in, in azienda. Ecco, un'idea che abbiamo avuto un po' per coinvolgervi un po' di più e un po' per eh, anche darvi qualcosa in cambio della vostra gentilezza e dell'essere qui con noi oggi, abbiamo pensato di... Eh, creare delle, dei piccoli sondaggi sono delle domande che non hanno una risposta giusta è un sondaggio di opinione vi chiediamo voi cosa ne pensate in modo tale anche per noi da poter essere da poter capire il mercato che cosa richiede quindi adesso eh, Mattia ehm, lancerà questa domanda la domanda è conosci già i prodotti all in one e ne hai mai provato uno? cioè li, li, li conoscete, sapete di che cosa parliamo? Parliamo di un prodotto che deve tagliare relativamente, finire e proteggere le tre cose insieme. Eh, noi vi chiediamo, vi diamo qualche, qualche minuto, insomma, per qualche secondo, no? qualche minuto per rispondere. Eh, abbiamo già diverse domande, poi magari Mattia mi dice quali sono, quanti sono le persone, mi, mi, mi fa vedere quante sono le persone eh, connesse. Ah, vedo che sono più di più di. Al momento ci sono un centinaio circa di persone, ottimo, direi molto bene. Eh, possiamo porre, direi porre fine, vedo che non si muove. Non tutti hanno votato. Ecco una cosa: a chi vota tutti e tre, eh, i, ci saranno tre domande. A chi risponda a tutti e tre, eh, sceglieremo qualcuno a cui manderemo a titolo completamente gratuito un campione eh, o qualche campione di uno Protect affinché lo, lo possiate provare. Quindi io vi invito proprio caldamente a rispondere in modo tale da poter entrare, far parte tra le persone che potranno questo campione da, da provare? Direi che finiamo le votazioni, eh, sono finite. Abbiamo eh, che vince, ma di stretta misura sì, li conosco e li ho provati eh, almeno una volta. Con un 34, eh, ce n'è sì, li, ho, li, li conosco, ma non ne ho provato uno che è subito dietro col 31%, ma diciamo che hanno ricevuto tutti, eh, tutti un numero di voti abbastanza simile. Bene, possiamo chiudere la, eh, la, la, il sondaggio, perfetto, e cominciamo con la presentazione vera e propria. Allora, Prodotti all in one, prodotti one step innanzitutto. One step, Rupes quasi non ne ha mai avuti, ma diciamo che sono prodotti che devono fare tutto il lavoro in un solo passaggio. Solitamente non c'è una finitura, è un prodotto che, scusate, una protezione, è un prodotto che taglia e finisce in un unico passaggio. È un qualcosa che con il... Sistema rotor vitale Bigfoot si ottiene abbastanza facil relativamente facilmente rispetto ad un rotativo, per questo non l'abbiamo mai avuto. però diciamo che one step vuol dire faccio tutto in un passaggio. Faccio il taglio e la finitura in un passaggio. All-in-one invece è tre in uno, perché faccio taglio, faccio finitura, ma faccio anche protezione sempre nello stesso passaggio. E quindi stiamo parlando proprio in questo caso dell'Uno Protect, un prodotto che deve per forza, cioè gli all in one sono prodotti che per forza devono anche proteggere. E tra un attimo vediamo cosa intendiamo con protezione. Cleaner wax invece è un termine che si usa poco in italiano, un termine principalmente americano, ma eh, anche qui si sta perdendo un po' perché è sostituito dal discorso all in one, quindi un prodotto che fa le tre cose in uno. Invece un prodotto di protezione è quello che finisce il, pro, il lavoro, ho tagliato, ho rifinito, ho brillantato, finisco il mio lavoro con il prodotto di protezione, una cera, una nanotecnologia. La prossima slide ci va proprio a spiegare cosa vuol dire cera. Cera è un termine molto vecchio, ormai molto tradizionale, eh, metti la cera, togli la cera, cioè è un prodotto eh, che, che esiste da tanti anni, è stato il primo a funzionare fondamentalmente... Eh, per dare protezione. Che cosa si intende con protezione? Protezione per una vernice, per una superficie verniciata, verniciata vuol dire avere dell'idrorepellenza, vuol dire tenere lontana l'acqua, l'acqua lo viviamo in questi giorni, no? ci dicono che quando parliamo e mettiamo queste goccioline che portano il virus, ecco, la pioggia, eh, il fango, eccetera, fanno la stessa cosa, portano anche loro, portano sabbia, eh, portano inquinanti, portano acidi, questi, questa sabbia può creare dei graffi. Questi acidi possono magari intaccare la superficie cerca e corroderla. Quindi, più io riesco a respingere l'acqua dalla superficie della, della vernice, più io sono tranquillo che la mia vernice durerà a lungo in buone condizioni si righerà di meno, si graffierà di meno e rimarrà brillante per più tempo quindi questo è, quando intendiamo protezione fondamentalmente ci riferiamo ad un effetto idrorepellente che tiene lontana l'acqua, questo è quello che noi intendiamo dire basicamente ci sono ovviamente varie eh, varie mh, Sostanze, vari materiali che ricadono nell'ombrello nell dei protettivi. Il primo, il più tradizionale, sono proprio le cere, cere naturali, cera di Carnauba. Carnauba è un albero, non so se l'albero si chiama Carnauba, ma fatto sta che la cera è la resina di questo albero, eh, è un albero che cresce principalmente nelle zone del Centrafrica, del, delle, delle foreste amazzoniche. Eh, la resina viene poi sciolta in appositi eh, solventi e quando poi i solventi evaporano e io ho applicato sulla vernice, mi lascia questo effetto di idrorepellenza e anche un'ottima profondità di colore. Quindi la cera di carnauba è sempre stata usata eh, proprio perché mi dà tantissima eh, protezione, tantissima eh, brillantezza, poca durata: cioè parliamo di settimane solitamente, qualche settimana. Anche la cera d'api può essere usata in questo senso, ci sono diversi materiali, insomma, la carnauba forse è un po' la più conosciuta. Abbiamo poi delle cere sintetiche. Cere sintetiche vuol dire cere eh, che in, in laboratorio sono state costruite per imitare il comportamento delle cere naturali. E quindi eh, fanno un po' lo stesso lavoro, ma dato che sono state fatte in laboratorio, quindi dall'uomo, sono state migliorate e. In particolare è stata migliorata la durata della, de, della protezione. Qui solitamente possiamo parlare di mesi di durata. Eh, si chiamano anche sigillanti, sigillanti sintetici, hanno diversi nomi. Eh, noi per esempio come Rupes abbiamo il P808 che sta in questa categoria, sono sigillanti sintetici che vanno a durare per qualche mese. Eh, naturalmente ho una durata superiore, non ho però, perdo un po' quella brillantezza che invece mi viene data dalle cere naturali. Poi vado ad avere le cere lucidanti, da noi non sono molto conosciute, sono principalmente diffuse nel mondo della, del, del fai da te, eh, non sono solitamente prof prodotti professionali, si possono trovare magari in qualche, in qualche distributore di benzina che ha anche qualche prodotto per la cura dell'auto, ecco sono prodotti molto semplici eh, che si usano magari con uno straccetto, con un tamponcino di spugna per, per, per chi lo fa a casa. Cleaner waxes eh, o all in one, chiamiamoli come volete, invece sono prodotti da correzione, da finitura e da protezione, quindi fanno i tre, i tre lavori tutti insieme. Anche qui parliamo di settimane o mesi, solitamente su, eh, contengono cere naturali o cere sintetiche, quindi hanno la loro medesima durata, però in più riescono a tagliare, riescono a rimuovere i difetti. Infine un prodotto di cui si sente tanto parlare in questi giorni nel, nel, nel mondo della lucidatura sono i, eh, i la nanotecnologia, i nanocoating, prodotti che sono in questa categoria perché sono anche loro protettivi, ma sono molto diversi in termini anche tecnologici, sono una bella distanza, un bel passo avanti rispetto a questi prodotti. D'altra parte hanno un prezzo che è molto diverso, tempistiche di applicazioni che sono molto diverse, quindi la loro durata si misura in anni, è vero, con la dovuta manutenzione naturalmente. Però eh, si, si, si parla di prodotti che per applicare ci vogliono delle tempistiche molto più lunghe, ci vuole anche una preparazione e una competenza molto superiore. Ecco, questi prodotti possono essere in pasta, in crema o applicabili a spray, questo poi dipende dal produttore. Oggi parliamo, nel mondo dell'Uno Protect, parliamo un po' delle prime, di un qualcosa che si pone tra i primi quattro, perché è un prodotto che ha cera di carnauba, che ha cera d'api, che ha sigillanti sintetici, che lucida e che taglia. Quindi è di fatto un cleaner wax con dei protettivi importanti, di alta qualità all'interno. Ecco che cos'è l'uno Protect quindi nello specifico? Andiamo a vedere di che, cosa, eh, di che cosa stiamo parlando. Anche qui facciamo un sondaggio, andiamo a vedere, eh, grazie a Mattia che ci fa vedere il secondo sondaggio. E in questo caso sentiamo che cosa eh, ci si può aspettare da questa categoria di prodotti, cioè, per voi, quale sarebbe la cosa più importante? La rimozione dei difetti non difetti profondi moderati e lievi in tempo breve una finitura perfetta quindi una grande brillantezza una combinazione di taglio e finitura o una protezione che duri nel tempo questa è la seconda domanda per capire che cosa ci si può abbiamo ben superato nel frattempo la soglia dei 100 siamo quasi a 150 persone che partecipano e quindi siamo molto contenti di, di questo e ringraziamo ringrazio permettetemi anche tutti i miei colleghi che hanno fatto molta pubblicità e hanno spinto molto per questo, ehm, per questo webinar. Nel frattempo avete, avete votato, direi che terminiamo, la, terminiamo il sondaggio e in questo caso vince invece in maniera piuttosto netta eh, il, ehm, la combinazione di taglio e finitura. Non avete votato tutti, ci sono persone che, che non votano, ma non, non importa. Una combinazione di taglio e finitura, benissimo, questo lo mettiamo. Lo mettiamo. Evidentemente la protezione eh, risulta meno, meno importante. Ottimo, andiamo a vedere, dicevo che cos'è l'uno protect? È un prodotto one step, quindi taglia eh, e finisce, cioè ha all'interno dei. dei um, degli abrasivi, abrasivi fini, abrasivi molto, molto moderni, da gloss, eh, lascia anche una superficie morbida al tatto grazie alle cere e una protezione fino a tre mesi. È un prodotto molto adattabile, utilizzabile con tutti i con tutte le lucidatrici, rotorbitali, centriche, rotative, non importa, è un prodotto universale, quindi molto adattabile e molto versatile. Ecco, no, è importante, lo stavo saltando, invece è importante applicabile anche a mano, naturalmente in quel caso vado a perdere il taglio perché eh, la velocità della mano non è paragonabile a quella della lucidatrice, ma vado a guadagnare in termini di eh, brillantezza e di gloss, quindi comunque riesco ad avere un ottimo risultato. Versatile, può essere usato con vari tipi di, con un po' tutti i tipi di tamponi, in base a quello che voglio ottenere, quindi nel caso di vernici più dure, più, più resistenti e di difetti medi, andrò ad usare un tampone, per esempio, come la nostra lana blu, che è un tampone un po' più aggressivo. Se voglio invece un po' meno, se ho una vernice magari media con medi eh, difetti, medio fini, Vado, posso andare con la lana gialla che è ottima, che è solitamente quella più scelta e più usata in questo caso. Se invece voglio muovermi verso la finitura, difetti più, più, più lievi. Ehm, ma una, una vernice medio, medio blanda, medio morbida, fresca magari, la spugna gialla è un'ottima scelta, per invece solo la parte di brillantatura e di protezione posso usare la spugna bianca. Quindi è un prodotto che può cambiare molto in base a come io lo vado a usare e a quale tipo di eh, tecnica io vado ad utilizzare. Caratteristiche del prodotto. Ecco, è un prodotto che contiene mh, cere naturale e polimeri sintetici, ok? Quindi questo è importante. Abbiamo dentro una miscela di, di, di protettivi. Questi polimeri, quelli sintetici, riescono a reticolare, vuol dire che creano una macromolecola, si legano alla superficie e fanno un effetto idrorepellente. Abbiamo degli abrasivi di nuova generazione che correggono i difetti. Quindi, abbiamo dentro naturalmente degli abrasivi, ma abbiamo dentro anche altre sostanze. Le vedremo tra un attimo che riescono a rendere la pulizia alla fine del lavoro molto semplice. La rimozione dei residui è estremamente facile ed è. Per me, l'aspetto che io personalmente apprezzo di più, perché è veramente molto semplice, anche con alte temperature, funziona molto bene. Pochissima polvere, ma soprattutto, insomma, lasciateci essere orgogliosi: è un prodotto fatto in Italia, sviluppato in Italia, prodotto eh, made in Italy al 100%. Eh, e quindi, insomma, è un qualcosa che a noi questo rende molto orgogliosi molto contenti. Per chi è? È un prodotto che, come per sua natura, non nasce. Specificamente per la carrozzeria, anche se ha avuto ottimi risultati in Italia e nel sud Europa, proprio in carrozzeria. Ma per chi? Eh, per esempio, di Taylor di Taylor. Non di tailor che fanno magari una macchina in tre giorni, di tailor che fanno tre macchine in un giorno, cioè production detailing, detailing di produzione. Eh, voglio fare un lavoro veloce, ma ben fatto. Ecco, questo è il prodotto giusto. Un veicolo di seconda mano molto, molto malconcio, con questo prodotto ringiovanisce, insomma, diversi anni per dire. Eh, per misurare in anni, autolavaggi con, eh, con lucidatura stanno arrivando in, anche in Italia. Vai dentro nello spazzolone, esci, c'è il ragazzo che ti aspetta con la, non per, farti mazzo, per, per lucidarti la macchina con la lucidatrice in mano. Eh, 5 euro, 10 euro, non lo so, 20 euro, un quarto d'ora di lavoro, una lucidata molto veloce, soprattutto ai, ai pannelli più in vista. Questo è il prodotto giusto ma anche perché no, lo fai da te, chi, chi, chi se lo fa a casa sua, si fa la, la, la propria macchina la domenica, può usare questo prodotto con ottimi, con ottimi risultati. Per chi non va bene questo prodotto, diciamo per chi, come dicevo prima, vuole fare un lavoro fatto eh, in maniera molto accurata, eh, chi si aspetta di sostituire un passaggio di taglio, un passaggio di finitura, un passaggio di ultrafinitura, no, questo non è il prodotto, eh, non nasce... Per quello, se voglio tagliare tanto e finire perfettamente e avere anche un gloss molto elevato, dovrò comunque fare due o tre passaggi. Mm, però se voglio fare invece un lavoro veloce, questo è il prodotto adeguato. E anche per la nanotecnologia, prima ne abbiamo parlato, la nanotecnologia, questo lavoro eh, che è un po' più lungo, molto più lungo, ma molto più anche duraturo, questo prodotto non va bene perché lasciamo delle cere, quindi le cere poi inibiscono l'adesione da parte della nanotecnologia, quindi questo non va bene. Eh, ecco, per quanto riguarda il carrozziere, allora il carrozziere Uno Protect è utilizzabile in carrozzeria, lo vendiamo in carrozzeria, eh, ne abbiamo, abbiamo avuto un ottimo successo in carrozzeria, non solo in Italia, ma un po' in tutta Europa. Eh, perché faccio questa 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 precisazione, perché è un prodotto che contiene siliconi. Ora, eh, da noi non esiste la parola body shop safe, che è una parola in inglese che vuol dire sicuro per il carrozziere, per il verniciatore. Eh, non esiste, ma è molto, è molto importante invece, perché. Quando diciamo siliconi, in realtà non, diciamo, non stiamo dicendo nulla. Dire silicone è come dire automobile. Automobile può essere un fuoristrada, può essere una sportiva, può essere una berlina, può essere un coupé, può essere una moto d'epoca, un può essere una familiare. No? Abbiamo tantissime. Tipologie di automobili. Nel silicone è esattamente uguale. Abbiamo tantissime tipologie di siliconi diversi, direi più o meno infiniti, ognuno dei quali si comporta in maniera diversa. In particolare possiamo parlare di due categorie di siliconi: siliconi volatili e siliconi non volatili. Silicone volatile è quello che tipicamente c'è, magari nella bomboletta che io spruzzo o quella che nebulizzo, che se ne va in giro. Allora io sono qui che lucido, il mio collega là in fondo che sta verniciando, io applico qui quel prodotto con questi siliconi volatili, i siliconi arrivano fino a là e lui comincia a eh, dire tutto il rosario perché vede le famose schivature, questi, questi pallini no? dove la vernice non riesce ad aderire dentro eh, fino alla, alla, alla lamiera eh, o al fondo o a quello che è. Eh, in questo caso noi abbiamo solo e soltanto siliconi non volatili, che sono peraltro presenti in tantissimi prodotti che si usano quotidianamente in carrozzeria. Eh, non, non è l'unico prodotto questo, ce ne sono tantissimi spesso non viene neanche dichiarato, non viene neanche detto, però era, volevo cogliere l'occasione proprio per fare un po' di chiarezza. Eh, il silicone è pericoloso quando è volatile, quando è non volatile non costituisce un pericolo. Noi all'interno abbiamo sì siliconi, ma siamo body shop safe, cioè fino a che io lavoro qui, nel momento in cui vado in verniciatura, eh, uso eh, uno straccio. Faccio uso l'antisilicone con uno straccio dedicato alla verniciatura, eccetera, eccetera. Non avrò nessun problema. Certo, se vado a mescolare, se vado a toccare con le mani sporche, non pulisco bene, non lavoro in maniera pulita, posso avere dei problemi, ma francamente non c'è mai successo. Quindi direi che è un'ipotesi è un più che altro teorica. Um, uno protect, come va applicato? Ok. Qualche trucco per ottenere il massimo, sia in termini di taglio barra finitura, sia in termini anche di durata della protezione. Allora, innanzitutto è importante agitare prima dell'uso. Abbiamo dentro qua abbiamo delle cere che tendono a andare su in superficie, a galleggiare. Abbiamo gli abrasivi che tendono ad andare a fondo. Eh, se non agito bene, rischio di ottenere eh, le prime quattro volte che lo uso solo finitura e non taglio. Eh, alla fine, solo taglio e non brillantezza e non protezione. Quindi va sempre agitato bene all'inizio del lavoro. Insomma, non è che devo agitarlo ogni dieci minuti, però va agitato bene prima dell'uso. Scelgo il tampone più adatto in base a taglio e finitura, questo l'abbiamo già detto, lana gialla quella più un po' più universale, lana blu più taglio, spugna gialla, spugna bianca, vado verso la finitura e verso la protezione. Applico uno strato fine e omogeneo, ok? Quindi applico le mie goccioline o la mia striscia, quello che è, e poi con uno strumento, noi l'abbiamo chiamato Clopet Tool, che sarebbe questo qua, che è uno strumento che noi vendiamo, uno strumento molto buono perché da una parte ha una specie di lama, è plastica, non è tagliente, ma serve proprio per spalmare. Eh, il prodotto sul tampone dall'altra parte alla fine del lavoro posso usarlo anche per, eh, per pulire perché c'è uno spazzolino che mi serve proprio per pulire se non ho aria o se non mi piace usare l'aria non ho il compressore quello che è posso usare questo per, per questo lavoro poi vado ad applicare vado a fare la mia applicazione del prodotto quindi ehm, vado a lucidare, movimenti lenti da destra a sinistra, dall'alto verso il basso, tampone piano sulla superficie, non troppa pressione, però un po' di pressione io la suggerisco perché come detto abbiamo degli oli, abbiamo dei lubrificanti, quindi devo vincere un po' l'effetto lubrificante dato dal, dal, da, da questi oli e far lavorare bene l'abrasivo. Quindi soprattutto se voglio tagliare un po' di pressione io la consiglio eh, per avere più taglio. Lasciamo agire qualche minuto prima di asportare, cioè, mentre di solito noi asportiamo subito dopo l'applicazione, qui noi consigliamo di lasciare lì. Quanto più è meglio è, come detto prima si toglie molto facilmente anche quando fa caldo, mai lucidare sotto al sole naturalmente, ma anche se fa molto caldo comunque il prodotto rimane bello fluido, bello cremoso e si rimuove in maniera estremamente facile. Quindi eh, addirittura noi consigliamo in modo tale che i polimeri, che dicevo prima devono reticolare, abbiano tempo e modo di eh, attaccarsi, di aderire alla superficie, il prodotto noi consigliamo di applicarlo, quindi di lucidare l'intera macchina e poi di eliminare, di rimuovere i residui dall'intera macchina. Quindi eh, abbiamo molto tempo. Non esporre l'auto alla pioggia per quattro ore, anche qui l'acqua è un po' nemica di questo prodotto. Ehm, quindi quando ho finito se lo lascio di 4 ore, se lo lascio 6, 8, 12 ore, meglio ancora una giornata. Eh... I miei, i miei, le mie cere, i miei polimeri hanno tempo di aderire bene alla superficie, la protezione durerà di più. Se voi andate a fare una prova, la classica prova del water beating, cioè delle bollicine sulla superficie subito dopo l'applicazione, vedrete poco. Dopo qualche ora, invece, questo effetto di idrorepellenza diventa molto superiore. Proprio perché i, 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 i polimeri hanno avuto modo di assestarsi e di cominciare la loro azione. Eh, Applicare il prodotto all'intero veicolo e successivamente rimuovere. Quindi, questo è il primo suggerimento che noi vi diamo. Secondo, asciugare bene se io prima ho lavato il veicolo, asciugarlo bene. Perché l'acqua comunque può sempre, è un, ripeto, un po' nemica di questo prodotto. Ed evitare che l'auto vada nella, sotto, sotto alla pioggia nelle successive quattro ore. Questi sono un po' i tre trucchetti per questo tipo di prodotto, aiutano molto. Uh, vediamo un po', mm, ecco, se c'è troppo prodotto, se l'ambiente è molto umido, si possono usare due, due stracci in questo modo per rimuovere i residui. Uh, ecco, una cosa anche questa è molto importante, è molto usata anche in carrozzeria. Questo prodotto può essere, come detto, un all in one, quindi un prodotto singolo, ma spesso viene apprezzato molto come... Prodotto successivo, per esempio, al nostro Zephyr, al nostro Diaco Horse, ai nostri prodotti da taglio, come prodotto di finitura e di protezione allo stesso tempo. Quindi è un prodotto che viene molto usato come secondo step da, anche a livello di carrozzeria. Qualsiasi applicazione a mano funziona, ma naturalmente la velocità che viene sviluppata da una lucidatrice non è paragonabile a quella sviluppata dalla nostra a mano. Quali macchine usare? Il rotto orbitale funziona molto bene. Naturalmente, se voglio tagliare di più, uso un tampone più aggressivo e riduco la, 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 la velocità del mio braccio. La rota eh, qui invece è più consigliabile spingere un pochino di più, applicare un po' più pressione sulla macchina. Sulla rotativa, per evitare aloni, bisogna naturalmente essere meno, eh, un po' meno aggressivi, quindi ridurre un po' la, la, la velocità della macchina, muoversi sempre a velocità medio-lenta, senza spingere troppo e senza usare troppo il lato, andando un po' più... Eh, piatti sulla superficie ecco, ehm, credo che. Ok, abbiamo qualche, qualche esempio, quindi qualche esempio caso di studio, cioè casi realmente fatti da, 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 da noi, da nostri partner. Cominciamo con una macchina che era una macchina abbastanza ben messa, non aveva tanti chilometri, una macchina di un autonoleggio, eh, un anno circa di vita, mh, niente di particolarmente drammatico. Quindi diciamo proprio il caso perfetto per questo tipo di prodotto. Qualche segno di lucidatura, natura, di, scusate, di lavaggio, di autolavaggio automatico con lo spazzolone un po' di grafi però tutte cose abbastanza superficiali ecco qui vedete chiaramente penso la differenza fra il prima e il dopo eh, grafi non profondi ma tanti così tanti che si perdeva un po la brillantezza della vernice andava a dare un aspetto molto opaco molto spento invece dopo vedete come la luce si riflette in maniera pulita in maniera limpida qui più o meno avete la stessa, la stessa cosa, qui invece abbiamo un video che se parte, vediamo un po' se parte, sì, si vede anche, anche qui molto bene la differenza fra il prima e il dopo, prima è tutto molto sfocato, molto allungato, invece dopo è ben, ben chiaro, ben definito, molto netto il, il riflesso della luce. Era un po', questi sono proprio i risultati che noi abbiamo ottenuto in maniera, eh, in maniera mh, pratica. Poi abbiamo fatto un secondo test che era invece una macchina decisamente più marridotta, eh, una macchina di 5 anni, anche questa di un autonoleggio, ma molto più vissuta, con dei difetti abbastanza profondi, abbastanza gravi, aveva perso decisamente tutta la brillantezza. Vediamo qui, eh, vedete come ci sono le ragnatele intorno alle luci, no? dovute alla presenza di tutti questi micrografi, questi grafi che sono sulla superficie. Eh, Cosa riusciamo a fare con un prodotto come uno Protect? Che come detto non è il sostituto di uno Zephyr, di un Diacorse, di un prodotto da taglio che mi riesce a eliminare quasi tutti i difetti. Beh, vediamo. Vediamo che cosa si riesce a fare. Non male, direi, no? Eh, non si riescono a togliere i difetti più, più grossi. Rimane un po' di, di, di sbiancamento, rimane un po' di nuvolatura. Però sono riuscito a dare un'altra faccia alla vernice. Cioè, siamo riusciti, utilizzando in questo caso un tampone di lana blu, quindi quella, la scelta più aggressiva in termini di taglio e quella meno accurata in termini di finitura. Siamo comunque riuscito, riusciti a cambiare la faccia. Ecco, lo vedete qui. Eh, una macchina che probabilmente io la vedo, quella figura a sinistra, vale quanto? Eh, X euro. A destra può valere X più 2.000, 3.000 euro. Con un lavoro semplice, con un lavoro facile, veloce, sono riuscito a dare tutta un'altra immagine all'automobile e a dare più, più valore al, al lavoro che ho fatto. Quindi questi sono ovviamente con dei limiti, quello che io riesco comunque a fare in maniera molto rapida, molto veloce e molto bene con, con il prodotto 1 Protect. Abbiamo ora l'ultimo sondaggio eh, al quale vi chiediamo di, di rispondere. Quindi vediamo il terzo. Ecco, il terzo ci chiede quali, eh, quali, quali ti, ti colpisce un po' di più il fatto di, di questo prodotto, il fatto che sia compatibile con tutte le tipologie di lucidatrici. Eh, come, ah, ok, adesso sono. Cominciati i voti. Compatibile con tutte le tipologie di lucidatrice, che rimuove i difetti lasciando una finitura lucida in un passaggio singolo, che garantisce la protezione o che posso regolare la, eh, il taglio e la finitura a seconda del, eh, del tampone che vado ad, ad utilizzare. Vedo che nel frattempo siete cresciuti ancora un po' il numero dei, dei partecipanti, quindi molto bene, state ancora votando, vi. Lascio un attimo ancora di tempo per votare, direi che più o meno si è stabilizzato il numero di votanti, quindi poniamo fine alla, alla votazione. Mattia, grazie. Ecco qua, diciamo che vince anche qui di misura il rapporto tra taglio e finitura, che è stato votato dal 56% eh, dei, dei votanti. Ma abbiamo un 52%, non si capisce come sia possibile che fa più di 100%. Probabilmente abbiamo, eh, era possibile votare più di due, più di due scelte. Vado, vado a. Così, a... Uh, ah, multiple choice, è vero, mi segnalano che c'era anche scritto che si poteva scegliere due cose, quindi direi che vince, rimuove i difetti lasciando una finitura lucida in un passaggio e il rapporto tra taglio e finitura è regolabile a seconda del tampone. Queste sono le due scelte che hanno ricevuto più voti. Grazie mille a tutti per aver votato e espresso la vostra preferenza. Ecco, giusto per, eh, per darvi qualche elemento in più, abbiamo ormai qualche mese che vendiamo questo prodotto. Eh, i, nostri, I nostri partner, i nostri clienti ci dicono che, provato eh, contro i maggiori marchi sul mercato, siamo un po' più eh, veloci in termini di taglio. In particolare, ripeto, usando il giusto, la giusta tecnica, quindi spingere un po' di più e usando il giusto tampone, quindi tamponi di lana. Eh, I nostri tamponi di lana naturalmente si rimuove più facilmente, l'acqua fluisce e dà un bel, un bel risultato usando, ecco in questo caso, il tampone giallo di lana. Di, di Rupes invece da un commerciante di auto usato ci dice che uno protect è molto meglio di quello che usavano loro fanno più di 400 auto al, al mese e quindi useranno questo prodotto quindi abbiamo avuto molti, molti, molte opinioni estremamente positive su questo prodotto perché tanti comunque non, conos non lo conoscevano allora io direi Mattia che eh, tu in teoria, eccoti, ti sei attivato il microfono. Ciao a tutti. Dimmi. Tutti. Um, guarda, um, abbiamo un paio di domande per sì. adesso. Sì. Uh, Arthur Koval chiede: Come si comporta uh, dopo un lavaggio chimico? Dopo un lavaggio chimico? Sì, esatto. Allora, eh, non so esattamente che cosa intendi con un lavaggio chimico. Mm, i lavaggi vanno eseguiti sempre, i lavaggi automobili vanno sempre eseguiti con eh, saponi e shampoo neutri eh, specificamente studiati. Se, è chiaro che se vado sotto agli spazzoloni, dove probabilmente quello intendi con lavaggio chimico dove si usano solventi, eh, scusa, detergenti molto più aggressivi con solventi, con magari pH particolarmente alcalini in quel caso è chiaro che io vado a distruggere qualsiasi tipo di protezione. Tutto quello che ho detto all'inizio su nanotecnologie, cere, eccetera, sono comunque. Tutte le, le, le tecnologie studiate negli anni per proteggere una macchina sono quasi sempre molto attaccate dall'uso di eh, detergenti non specifici per l'auto la, la, e per una buona salute della vernice dell'automobile. Quindi eh, in generale, non solo questo, in generale qualsiasi prodotto messo a protezione richiede degli shampoo specifici e professionali. Poi vedo, chiedono diversi consigli in generale. Chiedono anche consigli sulla rimozione, se si passa sulle plastiche. Allora, ecco, questo è un prodotto che eh, sulle plastiche non dà problemi, anzi. Abbiamo clienti che lo usano sulle plastiche, plastiche magari molto sbiadite, plastiche nere molto sbiadite nel tempo, con questo prodotto recuperano una buona, eh, un buon colore, recuperano una buona giovinezza che non dura tanto. Qui non parliamo di settimane, eh? parliamo di qualche giorno. Io l'ho provato, io, vabbè, non interesserà a molti, ma io ho un camper che ha quasi 20 anni. Eh, e l'ho fatto proprio sul, sui miei specchietti, sul parafanghi, per qualche giorno è ritornato nero o comunque più scuro poi dopo qualche giorno. Però per dire che non, anzi, no, non dà nessun problema. Anzi, eh, lavora molto bene anche sulle plastiche, eh, quindi la rimozione è molto semplice, con un panno, non, non dà nessun problema. Eh. Dicevi Mattia? Sì, sempre per quanto riguarda i consigli, chiedono anche un suggerimento sulle vernici fresche e uh, che tipo di tampone bisogna usare per la finitura. Allora, su vernici fresche il prodotto funziona, eh, dipende naturalmente da che cosa dobbiamo rimuovere. Il difetto tipico su cui questo tipo di prodotti e il nostro Uno Protect in particolare funziona molto bene sono proprio quei difetti legati all'invecchiamento, quindi parliamo di, eh, parliamo di autolavaggi, parliamo di graffi legati un po' all'età. Eh, Cosa funziona su un 3000 per, per capirci, no? per fare un esempio molto concreto? Dipende, dipende dalla vernice. Vernici un po' più morbide sì, riesco a rimuovere un 3000. Vernici più dure, vado un po' in difficoltà su una grana 3000. Ok, quindi diciamo che è un po' il limite, è una, una carteggiatura con un con un P3000, eh, di solito però funziona, ecco sicuramente già su 2000, su 1500 non è il prodotto per quel tipo di applicazione lì, non, lo è il nostro, non, non ce n'è sul mercato prodotti all in che riescono a lavorare fino a grane 1500, 2000, quindi è un prodotto che funziona molto bene dalla 3000 in giù come tipologia di, di difetti. Più, naturalmente, è morbida la vernice, meglio va a funzionare perché riesco ad avere una maggior efficacia dell'abrasivo e del, del, del lavoro. Um, bene, poi abbiamo anche qualcuno che chiede sulle guarnizioni cromate come si può comportare. Uh, noi non lo consigliamo per guarnizioni cromate, ok? Uh, ci sono prodotti specifici per, i, per le cromature, questo non lo è non dà problemi ma di solito non riesce ad essere granché efficace uh, invece un'altra domanda interessante sembra se lo applico su una vernice fresca come protettivo può creare problemi per una completizzazione del trasparente? No. no non è un prodotto che va a Creare una pellicola, ok? Quindi non è eh, un qualcosa che impedisce al solvente di fuoriuscire. Eh, è un prodotto che, sì, è vero, ho i miei polimeri che vanno a reticolare, ma che non mi creano un, un film percettibile, cioè misurabile in termini di micron, di conseguenza il mio solvente riesce tranquillamente comunque a uscire senza creare puntinature, senza rimanere molle in profondità, senza dare nessuno di questi potenziali problemi. Ok. Um, poi mi chiedono uh, la protezione indicata di 90 giorni mh, risente in base all'aggressività del tampone, velocità di applicazione. Allora, sì, come detto Uh, i 90 giorni è un diciamo fino a dopodiché sono numeri che sono sempre estremamente indicativi perché è naturale che se io la mia macchina la tengo in box e uh, non la uso mai quella protezione rimane lì beh, per sempre virtualmente se la uso tutti i giorni la tengo fuori dal box perché non ho un garage cose del genere il prodotto naturalmente decadrà decadrà prima um, Dicevo, la cosa importante è lasciarlo lì prima di rimuoverlo, lasciarlo lì eh, e, mh, e aspettare, prima di portare fuori la macchina dopo il lavoro, aspettare qualche ora in modo tale che la reticolazione e l'indurimento dei, 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 dei polimeri, l'adesione più che l'indurimento, l'adesione dei polimeri sia perfettamente bilanciata. Mattia, c'era un altro aspetto della domanda ma non me lo ricordo più. Uh, sino era sempre in rapporto alla velocità e aggressività. Eh, più io voglio lasciare materiale, più io voglio materiale protettivo, più io voglio andare verso la finitura, più dovrò ridurre la velocità della macchina, del, della lucidatrice e più dovrò eh, andare verso tamponi di finitura. Quindi un tampone di spugna sicuramente lascerà più materiale protettivo rispetto a un tampone di lana che tende ad assorbire di più, tende a tagliare di più, a rimuovere di più e lascia di meno. Ah, bene, poi abbiamo un'altra domanda che mi chiedono: uh, con la rotativa, uno protet crea ologrammi. Allora, quello degli ologrammi è naturalmente un, un, un discorso che non ha fine. Eh, non è il prodotto che lascia l'ologramma, è la lucidatrice, è il movimento della lucidatrice. Quindi, naturalmente, sì. Poi è ovvio che più, eh, più l'abrasivo è, è, è grosso e da taglio, più io lascio ologrammi. Quindi questo essendo un abrasivo fine, gli ologrammi saranno molto fini. Dopodiché, naturalmente, anche il tampone conta. Se uso un tampone morbido, come il nostro tampone bianco o giallo, gli, gli ologrammi saranno pressoché impercettibili. Se uso un tampone di lana, un tampone di taglio, come il nostro tampone blu di spugna, avrò un po' più di ologrammi, però taglierò un po' di più. Quindi anche lì va cercato sempre l'ottimo compromesso fra il taglio, che voglio di più ma che porterà più ologrammi e la finitura che inevitabilmente mi rimuoverà meno difetti. Bene, poi mi chiedono, è utilizzabile come secondo step dopo il primo taglio? Assolutamente sì, come dicevo durante anche la presentazione, noi abbiamo diversi carrozzieri. Che lo usano come alternativa, per esempio, al nostro ceramic di A fine, il, il giallo, il, il, il compound, la pasta abrasiva gialla, fine, eh, proprio come secondo step, quando vogliono anche un po' di. Eh, di finitura o magari perché hanno verniciato un pannello eh, l'hanno lucidato quindi appare molto brillante il resto della macchina è tutto molto molto spento allora danno una passata a tutta la macchina proprio con l'urno protect in poco tempo e in, eh, in maniera molto efficace risparmiando anche perché io non, non l'ho detto ma perché non è il mio mestiere io sono un tecnico ma è un prodotto anche che ha un ottimo prezzo un prezzo molto molto aggressivo quindi eh, è un prodotto che veramente vale la pena provare. Uh, vediamo un po'. Uh, a parte qualche battuta che leggo tipo protegge dal virus, <ride> uh, abbiamo tantissime domande. Uh, Facciamo ancora un, un paio, Mattia, dai. Sì, sì. Uh, uh, allora, come rimuovere le cere per applicare i prodotti nanotecnologici? Bisogna sgassare molto banalmente bisogna sgassare eh, abbiamo da qualche sgrassare con che cosa? Con isopropilico va benissimo. Una soluzione di 60 acqua-40 isopropilico, due terzi acqua, un terzo isopropilico, così è ottima, va benissimo, è più che sufficiente. Però ecco una cosa, farò magari più avanti un webinar su questo, ma da qualche settimana, perché è roba proprio del 2020 di qualche settimana, abbiamo un prodotto che si chiama Uno Pure, ne parlerò meglio la prossima volta, ma quello proprio pure perché non lascia. Nulla e quindi è, è perfetto prima dell'applicazione del nanotecnologico. Quindi è inutile usare qualcosa che mi va a, a lasciare delle, delle sostanze che io poi devo rimuovere quando invece c'è proprio l'alternativa, che è pure perché non contiene nulla, non rimane nulla che possa interferire con la nanotecnologia, e quindi è, è proprio il prodotto per quello. Uh, direi che possono bastare domande per oggi. Bene. Direi anch'io, dai. Io eh, ne approfitto innanzitutto per fare un in bocca al lupo a, a, a tutti noi, al nostro paese, eh, a, a ognuno di voi per, insomma, per uscire il prima possibile da questa situazione. Vi ringrazio per l'attenzione, per il tempo che mi avete concesso, spero ne sia valsa la pena. Se avete commenti, se avete, eh, se avete cose che ci volete dire trovate qui i nostri recapiti, eh, potete anche mandarmi a quel paese se, se ritenete che sia quella la, la, la cosa da dire. Spero di no, spero che insomma. Mh ci siano dei commenti positivi o comunque costruttivi, eh, una mail, ci potete contattare su Facebook, ci trovate un po' su tutti i social network, ci sono i membri del nostro marketing che li tengono costantemente monitorati da casa, naturalmente. E detto questo, eh, grazie mille dell'attenzione, mi auguro di vedervi di nuovo presto, magari anche di persona, chi lo sa, stringersi la mano. Grazie, arrivederci a tutti.